Buona giornata a tutti, bentornati all'appuntamento con la buona notizia. Il nostro settimanale diocesano televisivo vi racconta la vita della Chiesa bresciana, protagonisti anche di questa settimana che vogliamo incontrare con voi. Partiamo dalla festa della fede Startup in città con i ragazzi preadolescenti, col Vescovo e poi i bresciani illustri iscritti nel Famedio della città di Brescia. Giornata del ringraziamento celebrata a Trenzano e in tante parrocchie bresciane domenica scorsa. Poi l'ottava crociera della Voce del Popolo si è conclusa nei giorni scorsi con 220 lettori. Incontriamo oggi Marco Danesi, vice direttore della Caritas diocesana di Brescia, per il convegno delle Caritas parrocchiali. Padre Domenico Fidanza, sacerdote piamartino, curato delle parrocchie delle Sante Capitanio e Gerosa, commenta anche questa settimana per noi il Vangelo della Domenica. Con la perseveranza sarete salvati, è il tema del rimanere con Gesù fino alla fine nell'attesa degli ultimi tempi. Vogliamo ascoltare il Vangelo ora e ascoltare il commento di Padre Domenico. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre alcuni parlavano del Tempio che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali di quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». Il brano del Vangelo di questa domenica ci presenta il discorso escatologico che Gesù pronuncia nel Tempio di Gerusalemme. Luca, quando scrive il suo Vangelo, sta parlando ad una comunità che sta vivendo un tempo di crisi, ad una comunità che ha già vissuto l'esperienza della distruzione del Tempio di Gerusalemme. E allora questo capitolo 21 narra il tempo presente come il tempo della crisi, che è il tempo appunto della vita. E ci sono diverse situazioni che accadono durante il cammino dell'esistenza umana e siamo chiamati ad accoglierle, a vederle e a riconoscerle. Gesù invita i suoi ascoltatori a prendere coscienza del tempo che passa e a maturare una dimensione esistenziale che passa da un'attesa all'altra. E Gesù ci presenta l'atteggiamento della vigilanza, l'atteggiamento di quelli che sono svegli, che sono attenti a ciò che succede e ciò che accade. Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose? E quale sarà il segno? Quando esse staranno per accadere?» Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: sono io, e il tempo è vicino. Non andate dietro a loro. Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». L'invito di Gesù è quello di vivere in pienezza il presente e c'è un invito allora, un appello all'impegno e alla responsabilità dell'umanità intera e c'è un cammino di conversione da compiere che è un atteggiamento umano da maturare e da scoprire. Non vedere in ogni occasione un'esperienza di fine, un'esperienza catastrofica, ma imparare ad accogliere il tempo presente. E allora qui cambia il nostro modo di pensare e il nostro modo di essere inseriti nella nostra storia. Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione, regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze. Vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo, metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dar testimonianza». La testimonianza cristiana allora diventa un segno di speranza per il mondo, di uomini e donne che abbracciano il loro presente, che non sono impegnati a scoprire che cosa accadrà nel futuro, ma che con un cammino di umiltà e con i piedi per terra sono corresponsabili di una storia, di un progetto, di quel regno di Dio da realizzare. Qual è allora la prima testimonianza? Il coraggio di perseverare. Ed è proprio questo l'invito che Gesù rivolge ai suoi ascoltatori.
essere perseveranti, cioè rimanere fedeli alla sua parola per poter stare nel tempo e nella storia. È questo cammino di obbedienza, il cammino di perseveranza che Gesù ci propone e ci consegna. Saper stare nelle situazioni e nella storia è lo stile che Gesù inaugura e consegna. La perseveranza, allora, è lo stile di chi non si lascia condizionare dalla paura, perché la paura genera violenza, solitudine. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi persino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. Siamo chiamati ad entrare nella consapevolezza che l'ultima parola sulla storia è quella di Dio. E questa parola è una parola che porta speranza all'umanità intera, perché non confidiamo più in noi stessi e nelle nostre forze, ma nell'unica parola che è la sua, che ci dà vita e ci promette un futuro nuovo. Gesù ci mette in guardia da alcune tentazioni nel momento in cui scappiamo dal vivere il momento presente. La prima tentazione, seguire chi si presenta nel suo nome, vie facili che ci vengono presentate. La seconda tentazione, l'illusione di sapere ciò che accadrà nel futuro. La terza tentazione è quella di avere la pretesa o l'illusione di farcela da soli. Queste tre tentazioni però portano alla disperazione, perché nel momento in cui la nostra vita è raggiunta dalla prova e dalla fatica, ci arrendiamo immediatamente. Com'è possibile allora camminare dentro la fatica? Con lo stesso atteggiamento con cui Gesù ha vissuto tutta la sua vita, facendo della sua vita un cammino di obbedienza al Padre. Gesù ci dice: io vi darò parola e sapienza. E questo allora è l'invito che lui ci rivolge, perché non ci lascia soli, ma cammina con noi e ci permette di saper stare dentro la nostra storia con la sua compagnia, con il suo aiuto e con la sua grazia. Si è rinnovato l'appuntamento di Startup, la festa della fede. Quasi 1500 ragazzi al Gran Teatro Morato a Brescia, dell'età della preadolescenza, della mistagogia, si sono incontrati con il Vescovo per vivere questa giornata di festa. Sono i ragazzi che hanno vissuto la Cresima e la Prima Comunione e anche quest'anno hanno rinnovato il loro impegno. Tempo, questo è il vero significato del ballare insieme. 1500 ragazzi si sono dati appuntamento domenica 10 novembre al Gran Teatro Morato di Brescia per partecipare a Startup, la festa della fede, promossa dall'Ufficio per gli oratori, i giovani e le vocazioni. Più di 1000 ragazzi delle parrocchie della nostra diocesi che hanno concluso il loro cammino di iniziazione cristiana in questo anno pastorale e vogliono insieme a noi vivere un momento di festa, proprio la festa della fede, con alcuni momenti che vanno dall'accoglienza con balli, canti. I ragazzi del seminario minore ci aiuteranno a rileggere il brano evangelico scelto per questo pomeriggio, dopodiché accoglieremo il Vescovo e con lui vviveremo un momento di preghiera con un suo messaggio, il mandato, nonché poi il momento anche conclusivo ormai di tradizione della foto con il Vescovo di ogni singola parrocchia. Il tema di quest'anno è Ancorati a te, quindi vogliamo riprendere quel messaggio importante di rischiare di gettare nuovamente le reti per e avere fiducia in Gesù per affrontare la nostra vita e un messaggio a questi ragazzi che stanno diventando preadolescenti e adolescenti, affronteranno il mondo con una forza cristiana. Ancorati a te è stato il tema che ha caratterizzato la giornata. C'è un appuntamento che ormai è diventato tradizione anche per me. Siamo chiamati tutti e in particolare i nostri ragazzi a vivere sentendoci appoggiati su un fondamento saldo attraverso la fede che è il Signore stesso.
Lunedì 11 novembre si è tenuto al famedio del cimitero Mantignano di Brescia l'iscrizione dei bresciani illustri defunti nel 2018, tra questi Monsignor Antonio Fappani. Un appuntamento che ha visto anche l'iscrizione di altri personaggi morti in anni passati, tra cui anche il vescovo Monsignor Giacinto XIII e altri sacerdoti e religiosi. Bresciani illustri iscritti quindi nel famiglio di Brescia. La città di Brescia ha rinnovato l'appuntamento con la memoria e l'omaggio ai suoi cittadini illustri. L'11 novembre, infatti, al cimitero Vantiniano si è tenuta la cerimonia di iscrizione nel famedio di bresciani illustri deceduti lo scorso anno e di quelli morti negli anni 60 del secolo scorso. Per il 2018 la scelta è stata pressoché unanime. Monsignor Antonio Fappani, Giorgio Brunelli, medico ortopedico, pioniere della microchirurgia, e Azeglio Vicini, bresciano di adozione e CT della Nazionale. Infine Giovanna Sorbi, direttrice d'orchestra, pianista e compositrice. Ricordare i bresciani illustri e innanzitutto rendere omaggio a chi ha fatto grande questa città e questo territorio, ma credo che sia anche un monito e un segno, uno stimolo per chi vive oggi in questa città, per apprendere come queste persone che hanno, come vedremo oggi, sempre una personalità molto poliedrica. Erano impegnati nella professione, ma non disdegnavano l'impegno politico-amministrativo, le opere di carità con una dose di imprenditorialità che è tutta bresciana. Quindi ricordare vuol dire un dovere di memoria e soprattutto un monito per chi vive oggi ad avere la speranza che si può ancora fare molto per questa società. È un esempio di possibilità perché i nostri giovani credo che dovrebbero conoscere queste figure, leggere le biografie sono uno dei mezzi con cui impariamo la storia e capire che si può avere fiducia nel futuro, perché anche nell'epoca in cui queste persone sono vissute la vita non era semplice e quindi la capacità di fare, di cambiare per quello che si può il mondo è una possibilità che anche oggi noi abbiamo. Più impegnativo il lavoro per scegliere chi scrivere negli anni 1960-1969, fra questi Monsignore XIII, il Cardinale Bevilacqua, Fra Giacomo Bulgaro. Alla cerimonia, che ha visto l'esibizione del coro Erika di Paitone e l'attore Luciano Bertoli, ha preso parte anche il vescovo Pierantonio Tremolada. Si è celebrata a Trenzano la giornata del ringraziamento. Come ogni anno, nella seconda domenica di novembre, cade la giornata del ringraziamento, una preghiera, una tradizione per ringraziare il Signore dei frutti della terra in un anno non semplice per l'agricoltura, ma che si è rinnovata in tanti paesi del Bresciano, a Trenzano la benedizione dei trattori in oratorio. Domenica 10 novembre in tante parrocchie del Bresciano è stata celebrata la festa del ringraziamento, tradizionale momento posto al termine dell'annata agraria, nel corso del quale i lavoratori della terra rendono grazie al Signore per i doni ricevuti. Ringraziamento, come dicevo prima nella messa, così l'ho un po' ritradotto come un saper ridere gratuitamente, ridere del dono della vita, del dono dei beni della terra, ridere del nostro essere nel mondo per cercare di creare tutte quelle condizioni di benessere e di aiuto anche per le famiglie bisognose, ma anche per quella vita bella che il Signore ci ha donato. Ricorrente nelle riflessioni proposte nel corso delle celebrazioni il tema del pane come fonte di vita e di giustizia, lo stesso che i vescovi italiani hanno proposto per la giornata di questo 2019. Le nostre telecamere hanno seguito la festa di Trenzano, dove nonostante i danni inferti dai gravi eventi atmosferici che hanno colpito i campi della Bassa tra maggio e agosto, tanti agricoltori hanno voluto esprimere il loro grazie. Ricordiamo che durante il mese di agosto il nostro comune, come i comuni vicini, sono stati particolarmente colpiti dalle tempeste e le campagne, gli agricoltori hanno subito dei danni ingenti sia alle strutture che al raccolto. Quindi insomma speriamo che il prossimo anno agricolo sia un anno un attimino più felice, anche se purtroppo ci dovremo abituare a tutte queste difficoltà che la natura ci pone davanti. Nonostante le difficoltà di quest'anno, gli eventi atmosferici sono stati, l'agricoltura disastrata che c'è stato, però nonostante tutto siamo qua in numerosi a festeggiare ancora la festa del ringraziamento. Rovato ospita domenica 17 la giornata provinciale del ringraziamento organizzata da Coldiretti. Numerosi gli appuntamenti in programma, su tutti la Santa Messa con il vescovo Pierantonio nella parrocchiale di Santa Maria Assunta. 220 lettori della Voce del Popolo hanno partecipato alla crociera
che ha visitato quest'anno l'Adriatico, in particolare Bari con la città poi di Matera e l'escursione ad Atene, a Dubrovnik, a Kotor e a Corfù. Un'occasione per rinnovare la vicinanza e la conoscenza del settimanale diocesano, per vivere un momento in allegria e in fraternità e anche per visitare davvero dei luoghi suggestivi. Si è così conclusa l'ottava crociera di voce e l'appuntamento è già a guardare al 2020. Si è conclusa domenica 10 novembre la tradizionale crociera della Voce del Popolo, quest'anno giunta alla sua ottava edizione, sempre più richiesta e ambita. Erano infatti oltre 200 i lettori del settimanale diocesano salpati il 3 novembre da Venezia per scoprire le attrattive dell'Adriatico, dalla suggestiva cornice di Matera, capitale della cultura 2019, fino al cristallino mare di Corfù. Il viaggio è proseguito nella culla della cultura greca, Atene, che ha accolto i croceristi nel porto del Pireo per la visita dell'Acropoli. Non sono mancati momenti di approfondimento e preghiera come la lezione Gesù nel cinema e la proiezione del recente docufilm dedicato a San Paolo VI realizzato da TV 2000. Due momenti di approfondimento, una lezione su Gesù nel cinema dove abbiamo avuto modo di scoprire anche come il cinema ha raccontato Gesù soprattutto nelle località che abbiamo visitato, in particolare a Matera con il film The Passion e il film di Il Vangelo secondo Matteo di Pierpaolo Pasolini, e poi anche un altro incontro, in questo caso con Paolo VI, con la visione del documentario di TV 2000 Caro Montini. È stata poi la volta delle coste croate e montenegrine, con il piccolo gioiello nascosto delle bocche di Kotor. Infine il rinnovo delle promesse matrimoniali nella chiesa di San Biagio, a Dubrovnik, per oltre 50 coppie di sposi. Ecco, anche questa è la crociera della Voce del Popolo, un'occasione certo per divertirsi e stare insieme, ma anche per raccogliere qualcosa della nostra vita e raccontarla anche attraverso i movimenti dello spirito, quello che attraversa la vita quotidiana. L'appuntamento con i lettori è per il prossimo anno. Con noi oggi Marco Danesi, vice direttore della Caritas Diocesana di Brescia. Bentornato Marco. Vogliamo parlare un po' del convegno delle Caritas Parrocchiali che si tiene al Gran Teatro Morato sabato 23 di novembre. Di cosa si tratta, di cosa parliamo quando parliamo di convegno delle Caritas Parrocchiali? Allora, il convegno delle Caritas Parrocchiali è l'occasione per ritrovarsi, per fare il punto, per condividere un po' le esperienze e i vissuti che sono stati attraversati durante l'anno. In realtà è più di un anno, perché l'ultima volta ci siamo incontrati a fine gennaio del 2018, quindi sono quasi due anni che questo appuntamento non si rinnova. E quest'anno ci ritroviamo proprio con questo convegno Vissuti di Mani, che partirà proprio dall'esperienza di questi ultimi 10 anni di Mano Fraterna. Si tratta di un tema che va a toccare appunto tutta una serie di realtà, interventi fanno Mano Fraterna, una realtà complessa che appunto ha vissuto tutta una serie di passaggi. Come affronterete questo tema? Sarà naturalmente presente anche il Vescovo Pierantonio. Sì, sarà presente il Vescovo Pierantonio dall'inizio, quindi parteciperà anche lui a tutto quello che è lo sviluppo della mattinata in particolare, partendo, come dicevo, dall'esperienza di questi 10 anni, ma per andare ai vissuti e agli incontri che ci sono stati, scoprendoli in mezzo il germe di ciò che ci può proiettare in realtà rispetto al futuro. E proprio il Vescovo Pierantonio sa la parte centrale del primo pomeriggio, dopo aver vissuto, come sempre, in un ping pong reciproco tra il palco, tra le proposte, le suggestioni e i lavori nei gruppi dei tavoli che saranno allestiti nel teatro, il Vescovo Pierantonio con Padre Giacomo Costa dialogherà nel primo pomeriggio proprio su tutte queste esperienze che sono state condivise e in qualche modo lui portate. Il convegno è il momento comunque di un rilancio del cammino, e tra l'altro Caritas sta già, come dire, ormai definendo, anzi nella giornata del convegno verrà distribuito anche il materiale dell'Avvento di Fraternità. Sì, il materiale è stato predisposto e l'Avvento quest'anno si concentra sul pane di luce, che verrà appunto distribuito il materiale lì, e tra l'altro la finalizzazione di quest'anno, proprio nella prospettiva di partire dall'esperienza vissuta ma per guardare al futuro, la finalizzazione, dicevo, sarà Mano Fraterna Giovani. Come dalla Mano Fraterna che si è
offerta per rispondere alla crisi, come guardare nel coinvolgimento anche dei più giovani e per il loro futuro. Il tema dell'Avvento poi naturalmente ha una giornata particolare nella giornata del pane, la proposta è rivolta come sempre a tutte le parrocchie. Sì, a tutte le parrocchie che vogliono partecipare, che distribuiranno in quella giornata appunto i sacchetti che abbiamo predisposto con il pane, la cui raccolta appunto avrà quella finalizzazione che dicevo prima. Inoltre verrà dato come sempre un pieghevole con quattro riflessioni per le quattro domeniche dell'Avvento. Ecco, tutto questo insomma un po' Caritas Diocesana sta preparando per vivere bene questo fine mese di novembre. Non dimentichiamo che c'è anche la giornata dei poveri proprio in questa domenica e poi naturalmente tutto il materiale che arriverà alle parrocchie per vivere bene l'Avvento. Grazie a Marco Danesi di essere stato con noi, vice direttore della Caritas Diocesana. Adesso è il momento degli appuntamenti della settimana. Martedì 19 novembre alle 20:30 presso la chiesa di San Giorgio a Cellatica, il primo dei incontri sul tema dell'Eucaristia dal titolo Celebrare l'Eucaristia con Don Claudio Boldini. Mercoledì 20 novembre alle ore 17:30 presso la libreria Paolina in città, Don Flavio Dalla Vecchia presenta il suo libro Giuditta, traduzione e commento. Sempre mercoledì 20 alle ore 18 presso il Duomo Vecchio di Brescia, il Vescovo celebra la Santa Messa per il mondo universitario. Sabato 24 novembre alle ore 21 presso la Chiesa di San Cristo in città, lo spettacolo Rifiuto della Guerra e lo spettacolo conclusivo del Festival della Pace. Come sempre i servizi della Buona Notizia li trovate sul giornale online lavocedelpopolo.it, continuate a seguirci nei nostri social, in Facebook, in Twitter, in Instagram e in YouTube. L'appuntamento con la Buona Notizia è la prossima settimana, in particolare vi ricordiamo una nuova edizione su Teletutto ogni domenica alle ore 9 del mattino, mentre invece manteniamo gli orari delle 14, sabato e la domenica, a secondo di quando gioca il Brescia, ma questo lo vedrete sulla Voce del Popolo. Grazie di averci seguito e arrivederci.